Donna delle pulizie visita l'attico del palazzo senza sapere quello che sta per succedere. Purtroppo non sempre sentiamo parlare di persone altruiste e riconoscenti che compiono gesti meravigliosi per la loro comunità, anche dopo aver perso la casa e aver rischiato di rimanere senza impiego. Questa donna ha continuato a mostrare il suo lato migliore anche nelle avversità ed è stata ricompensata con una sorpresa incredibile. Rosa. Rosa è una donna delle pulizie che negli ultimi tempi ha perso il lavoro a causa della pandemia da coronavirus. Il virus, che si è diffuso in tutto il mondo, ha messo in ginocchio migliaia di persone, ma Rosa non si è mai comportata da vittima e ha continuato a fare del suo meglio per rimettersi in piedi. Oltre a perdere il lavoro, questa donna ha dovuto abbandonare anche la casa in mancanza di soldi per pagare l'affitto. Per fortuna, sua sorella l'ha potuta ospitare per qualche periodo, senza sapere che presto la situazione sarebbe cambiata di nuovo. Uno degli inquilini del palazzo in cui lavorava ha girato questo filmato dolcissimo che ritrae Rosa in un momento speciale. Il video è stato condiviso sulla piattaforma Reddit e da lì ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si vengono a sapere i motivi del suo stato di disoccupazione. Rosa ha lavorato nello stesso edificio di New York per 20 anni, pulendo le scale e gli appartamenti degli inquilini. Purtroppo la pandemia le ha portato via il lavoro e la casa, costringendola a trasferirsi dalla sorella con il resto della sua famiglia. La vita in questo periodo è stata molto dura per lei. Rosa si è chiesta spesso come avrebbe fatto ad uscire da quell'incubo, ma per fortuna qualcuno le ha teso la mano. Sebbene fosse stata licenziata, Rosa ha continuato a presentarsi al lavoro giorno dopo giorno con un sorriso smagliante sul volto, pronta ad aiutare gli inquilini di quel palazzo che ormai considerava come una casa. La maggior parte dei condomini la considerava ormai una di famiglia e desiderava fare qualcosa per aiutarla. La persona che ha girato il video ha specificato di aver raccontato a Rosa che nel palazzo stava arrivando una nuova famiglia e che il proprietario voleva che lei stessa si occupasse delle pulizie per fare buona figura. La donna ha accettato di buon grado ed è salita nell'ascensore insieme al ragazzo, che aveva in mano dei bigliettini colorati. I fogli vengono avvicinati alla videocamera e descrivono in poche parole quello che sta per succedere. Tutti amano Rosa, quindi abbiamo deciso insieme di restituirle una piccola parte dell'affetto che ci ha donato negli anni. Non sa che il futuro inquilino dell'attico è lei stessa. La coppia sale fino all'ultimo piano dell'edificio ed entra nell'appartamento che Rosa dovrebbe ripulire da cima a fondo. È stato ristrutturato di recente e la donna si ferma a contemplare la sua bellezza. Insieme a lei c'è anche un agente immobiliare, che l'accompagna a fare il giro dell'appartamento mostrandole le 4 camere da letto, i 3 bagni e la bellissima cucina. Rosa sembra gradire molto la casa e commenta: «Spero che i nuovi inquilini amino cucinare, perché questa è la cucina dei sogni». Non sa che presto potrà preparare tutti i manicaretti che desidera su quegli stessi fornelli. L'agente immobiliare l'accompagna infine sulla terrazza immensa che si affaccia sulla città di New York. Rosa apprezza la bellezza del panorama. Dopo aver fatto il giro dell'appartamento, le 3 persone tornano all'interno e il ragazzo che sta filmando la scena comincia il suo discorso. «So che molte persone in questo palazzo ti ammirano molto e ti adorano», le dice. I 2 uomini proseguono discutendo delle sue difficoltà economiche e del modo in cui la pandemia e la crisi economica hanno colpito la sua famiglia. Il discorso si sposta infine sugli inquilini del condominio, sul fatto che sono stati toccati dalla sua gentilezza nel corso degli anni e che hanno deciso di restituirle una parte di quel supporto. Rosa non sa ancora quello che sta per succedere, ma non perdetevi la sua reazione. Dopo qualche giro di parole, i 2 uomini arrivano dritti al punto e le spiegano che i condomini hanno fatto una colletta per lei e che hanno usato i soldi per saldare l'affitto dell'attico per 2 anni interi. Le spiegano che l'agente immobiliare ha già revisionato i documenti e che non deve fare altro che traslocare e cominciare una nuova vita. Il ragazzo chiarisce che gli inquilini volevano aiutare la sua famiglia a rimettersi in piedi dopo un anno di difficoltà e che sono orgogliosi di poterle consegnare le chiavi di quell'appartamento. Tutto quello che deve fare adesso è firmare il contratto di affitto. Rosa non riesce a credere alle sue orecchie e scoppia a piangere. «Non può essere», balbetta tra le lacrime, sconvolta dalla generosità di quelle persone. A quel punto i 2 uomini le mostrano il contratto che deve firmare e le chiavi dell'appartamento, in un momento che possiamo considerare probabilmente uno dei più teneri nella storia del mondo. La gentilezza dei condomini e la loro voglia di aiutare una brava persona nel momento del bisogno non è passata inosservata alla comunità virtuale.
il filmato ha raccolto migliaia di commenti commossi e riconoscenti. Qualcuno ha scritto: «Mi sta scoppiando il cuore, sto piangendo come lei». Alcune persone hanno provato a rovinare la festa, chiedendo come mai gli inquilini non avessero cercato una soluzione a lungo termine, invece di incastrarla in un contratto di 2 anni. «Le brave persone attraggono sempre cose buone», ha commentato un altro utente. «Anche se si tratta di una soluzione temporanea, sarà sicuramente sufficiente a permetterle di riprendere in mano la sua vita». Cara. Qualcosa di simile è successo anche a un'altra donna delle pulizie di Cleveland, che si trovava a sua volta sommersa dai problemi finanziari. Cara Simmons era una mamma single che ha ricevuto un incarico di pulizia da parte di una compagnia misteriosa con un nome strano, Prank It Forward. Si tratta di un'associazione che si occupa di scherzi a lieto fine, sfruttando l'effetto sorpresa per mettere in pratica una buona azione. Questo scherzo ha cambiato per sempre la vita di Cara, che aveva un lavoro poco remunerativo, un bambino di cui occuparsi e tante bollette da pagare. Per questo motivo sua sorella Glow Nicholson ha contattato la Prank It Forward e ha proposto la sua candidatura. Anche il capo di Cara, Mary Jo, ha partecipato allo scherzo per ringraziare la donna del suo impegno zelante come dipendente. Quel giorno Mary Jo le ha detto che si sarebbe occupata dell'appartamento di una cliente molto importante. Cara non poteva immaginare che si trattava di un'attrice ingaggiata dalla compagnia stessa per fargli una sorpresa. Quando è arrivata all'indirizzo stabilito, la donna le ha spiegato di aver già pulito la casa e l'ha invitata ad entrare per un caffè. Cara era confusa perché le avevano detto che sarebbe spettato a lei rimettere a nuovo l'intero appartamento. L'attrice l'ha fatta accomodare al tavolo della sala da pranzo. Cara non sapeva che la casa era disseminata di telecamere e che qualcuno stava riprendendo tutte le sue reazioni. La donna le ha servito un pasto delizioso a base di aragosta, tartufo e cheesecake alla zucca. Una volta finito di mangiare, le ha offerto un massaggio a 4 mani e un bel bicchiere di champagne. Cara non riusciva a credere alla sua fortuna. Era entrata in quella casa per lavorare e la stavano viziando come una regina. Cara comincia a rendersi conto che c'è lo zampino di qualche suo conoscente quando un facchino entra in casa con degli scatoloni pieni dei suoi effetti personali. «Che sta succedendo?» chiede a quel punto. Ma per tutta risposta l'uomo si limita a consegnarle le chiavi dell'appartamento. Il facchino, infatti, non è una persona qualsiasi, ma Greg Benson, uno dei creatori di Prank It Forward, travestito per non dare nell'occhio. «Al piano di sopra ci sono la sua camera da letto e delle stanze per ciascuno dei suoi figli», le dice. Cara è senza parole, quindi Benson continua a parlare. «Può lasciare l'appartamento in eredità ai suoi figli o ai suoi nipoti. Può farci tutto quello che vuole. È suo». Quando Cara capisce finalmente quello che sta succedendo, rimane a bocca aperta. L'unica cosa che riesce a dire è un timido «grazie», perché all'improvviso ha dimenticato tutte le parole che conosce. «Succederebbe anche a noi se ci regalassero una casa come questa, quindi la capiamo benissimo». Le sorprese, però, non sono finite qui. Cara ha ricevuto in regalo anche un viaggio esclusivo nella Riviera Maya, in Messico, per ammirare le rovine antiche insieme a sua sorella. Insieme a Mary Jo, sua sorella Glow è il motivo principale per cui ha ricevuto questa grande sorpresa. Cara è una persona fantastica, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Dà sempre il 100% sul lavoro e per la sua famiglia, ha dichiarato Mary Jo. I problemi economici di Cara non erano causati soltanto dalla sua situazione di madre single, ma anche da una spossatezza debilitante che per diversi mesi le ha risucchiato le forze. La parcella del medico stava crescendo a vista d'occhio e lo stress aveva peggiorato la situazione, rinchiudendola in un circolo vizioso da cui non riusciva a uscire. Adesso però ha una casa meravigliosa in cui vivere e la forza necessaria per concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita, cioè i suoi figli. È bello vedere che a volte il duro lavoro viene non solo riconosciuto, ma anche ricompensato. Cara è fortunata ad avere una sorella così premurosa e una titolare tanto disponibile. Ma anche loro sono fortunate ad avere lei nella loro vita. Rosa e Cara sono diventate 2 pilastri per la loro comunità tramite il loro lavoro, ma anche un atteggiamento positivo e una disposizione altruista che le ha portate a stabilire dei legami stretti con le persone che hanno intorno. Che siano gli inquilini di un palazzo o un capo e una sorella, entrambe le donne hanno cambiato in meglio la loro vita e hanno ricevuto la giusta ricompensa. Se doveste mai incontrare delle persone tanto dedite al lavoro e al benessere del prossimo, ricordatevi di ringraziarle e comunicare tutto il vostro supporto. Vi è mai capitato di fare un regalo molto gradito a una persona che non se l'aspettava? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.